Senti, dai, qualche news dal mondo. A parte, ragazzi, che si è finalmente scoperto una grande cosa, ragazzi. Finalmente abbiamo scoperto il perché Gianmarco non balla 100 tiri. Appena ho aperto TikTok e mi è uscito, quindi non posso esimermi. Dai, ti prego, più nelle pendenze, ma ci sono solo shorts. Quanto ti ho monetizzato, dico solo Dio, buona onda, creation, se che mi puoi trovare di tutto, non troverai nemmeno di brutto. Che figo! Esatto, è infortunato. Per questo non può andarci, ragazzi. No, aspetta. Allora, come si evolve? Video di lei che gli vibra la gamba o matrimonio? Ok, no, coppia normale, ok. Quando? Quel tuo amico? Sì, LOL ormai c'ha sta roba di cucinare su Brawl Stars. Non so che cazzo gli è preso LOL. Questa qua mi continua a uscire nei per te, io non la sopporto più, porco Dio. Levatemela dai per te. Controllando se i miei cani dopo 2 giorni sono bene, saranno tutti morti. Madonna, che voglia di giocare a Nintendox adesso. Aspetta, non mi dire che si butta. Cioè, voi la fareste sta cosa? Cioè, per quanti soldi? Ok, perché quello è la cosa da dire. Per quanti soldi la fareste? 1 milione. Aspetta. Aspetta, mi fa troppo ridere quando c'è qualcuno che dice 1 milione, perché adesso io voglio vedere se uno arriva da te con una valigetta con 500.000 euro così e li fa vedere e ti dice dai fallo. E tu voglio vedere lì, dici no 1 milione, no, li rifiuto 500.000 euro. Sì, il cazzo rifiutate. Allora ragazzi, secondo me io lo farei per... Io per mezzo milione lo farei. Sì, forse sì. È win-win. Se resto in vita ho 500.000 euro. Se muoio sono felice. È win-win. La tua vita vale 500.000 euro. Attualmente pure di meno, credo. Questa è Ludovica? Ludovicozza Pagani. Posso dirvi la verità, ragazzi? Avete rotto veramente il cazzo con questa cosa qui di Shein, dei codici per farsi 200, 300 euro? No, non voglio alimentare ulteriormente il fast fashion con una delle aziende peggiori che esistono in questo campo qui. Basta. Andate a pulire il giardino del vicino, andate a pulire la macchina vostra madre e questi soldi vedete che ve li fate lo stesso. E se non ve li fate, amen. Grazie mille, Lollo, per non comprare da Shein. Sicuramente... Una persona su 8 miliardi che non compra da Shein interromperà il circolo vizioso di bambini che, sai, fabbricano i vestiti per Shein. Grazie mille, LOL. Grazie davvero. Punti le mani a pistola e mi fai ora che passa, voglio tornare a casa. Ok, anche per oggi i nostri per te hanno dato. Andiamo a vedere un pochino le menzioni e i tag. Anche perché ho visto che su TikTok stasettimana hanno droppato dei TikTok pesanti. Il mio primo cazzo in Italia è stato molto duro. Poi ho capito come potevo. Ma non l'ha mai detto. La serie è troppo etero. Perché per me che sono gay, così se. Ma non ha mai detto queste cose. Ora devo solo far vedere a tuo padre cosa sono. Non ha mai detto questa cosa, a parte che non è romano, Leo. Oddio, questo è 27 minuti fa. Vinti per la prima volta i 300.000 euro, che è il massimo. Questi affari tuoi, quello che faccio anch'io, ragazzi, eh. Famoso per me, non per la Rai, ovviamente. Cioè, gli ha proposto sicuramente lo scambio. E tipo, non l'ha accettato. Questi hanno vinto 300.000 euro. Aveva offerto 150.000 e li ha rifiutati. Beh, però è intelligente perché lei ha detto: questo mi ha offerto un sacco. Perché tanto mi vuole far perdere. Quindi io li rifiuto e vinco il triplo, cioè il doppio. Bravissima. Allora, mettetevi in quei panni, no? Voi aprite sto pacco, 300.000 euro. Cosa fate? Qual è la prima cosa che pensate? Come li spendete? Cosa pensate? Cioè, cosa fate? Allora, la prima cosa che farei io, esco da lì. Buonasera, la faccia sul tavolo. Piacere, sono il brasiliano. Ti ho visto, non sei iscritto ancora al canale. E non provare a skipparmi. Devi iscriverti. E ricordati di bere 10 litri d'acqua al giorno, così muoio. E io godo. Vado da Amadeus, gli abbasso i pantaloni e glielo tocco un pochino, glielo stringo un po' così. E gli dico: dai, ora andiamo insieme al casinò. Andiamo a mettere questi 300.000 sul rosso, dai. E continuo a fare così sul pisello. Pip, pip, capito? E lo convinco così, con le mie doti da handler. Sì, ragazzi, ricordatevi, se volete convincere un vostro amico, toccategli il pisello. Voi lo sapete fare benissimo. C'è una donna, non glielo toccherà mai bene come glielo tocchereste voi, perché voi sapete cosa piace a un uomo. Volevo fare giovedì e venerdì, ma il medico non c'è sta, e quindi... Se tiro i dadi mi esce ancora il triplo 7, amerò per sempre 7. Raga, non c'è ste robe, non so bere. Non so bere, raga. Facciamo il pieno qua.
Ma cos'è questo puzza, porco cane? Non è odore di benzina o gasolina? Del K, tra l'altro. Facciamo la piena. Che cazzo è questo, porco cane? Cacca, ma vai fanculo! Manu, Kai era un colpo da finire il The Ring. Ma perché sta ancora... Ma che gli manca? A che punto è? Comunque, questa roba, peccato che in Italia non andrebbe bene. Cioè, questo è l'ultimo livello. È vivo, è vivo! Vai, Kai! Ragazzi, ma mi sembrava più forte Malenia. Vabbè, Kai, dopo Malenia questo è un cazzo, dai. Dai, Kai! Ah, tra l'altro, mi ha messo voglia di rigiocarlo pure a me. Solo che io, ragazzi, ho un problema nei Souls. Sono così scarso che muoio neanche coi boss. Muoio prima. Ma... Dai che ce la fai! No, per me la killa, raga. One shot, ci siamo beccati la fine di Elden Ring di Kai Cenat. Cioè... Che hit. Ok, bravo, se la gioca safe. Aia. Curati. Comunque usa troppe N-word, Kai, eh. Cioè, veramente, droppa come i lesgoschi, veramente. Ce la puoi fare, Kai. La macchina più grande al mondo. È lunga 14 metri. Io mi appena arrivato di nuovo al boss, me lo voglio riguardare. Ed alta 6. Si chiama Hammer X3. Sì, perché è tre volte più grande dell'Hammer H1, il suo modello. Ci sono salito una volta su un Hammer. Sapete perché? Perché avevamo fatto un torneo di calcio internazionale. E sotto l'hotel ci è arrivato sto Hammer pieno di ragazze nude. Ragazzi, vi giuro, era pieno di ragazze nude. E suonavano e mettevano la musica a palla. Noi dall'hotel abbiamo detto, ma che è sta musica? Siamo tutti scesi. Ragazzi, c'era sto Hammer con sto tizio, un pappone assurdo che guidava. Con sto Hammer pieno di ragazze, pieno. Ed era per sponsorizzare la loro festa, che era un raduno di macchine 4x4. Non so che cazzo era. E ci siamo andati la sera. Il giorno dopo avevamo la finale. Il nostro mister ci fa, poi andateci, domani fate una figura di merda. Ci siamo andati. E sapete che abbiamo fatto? Abbiamo perso la finale. La fica prima di tutto, ragazzi. Mi dispiace. Questo mi sta uscendo sempre nei per te. Baby, tu eri mala. No, raga, ovviamente non erano veramente nude, erano mezze nude, cioè avevano solo il costume, bikini erano. Cioè, erano semi nude, cioè non so come spiegarvelo. Non avevano le sisse di fuori. Ho visto un sacco di meme su Vlaovic con tipo Blood Things Isim. C'è il divieto di transito! Sì! Sì! Chiama la polizia! Guarda, guarda! Guarda che ti uccido! Vai avanti! Che è una polizia! Si va a letto! Ma schifoso io, madonna! Posso essere onesto? Che? È lì che tiravo il mio coltello a serramanico messo a destra nel... Sai... Stessa reaction. Nel coso dove metti il libretto della macchina. No, Marzo. No, no, no. Non puoi fare così. Cioè, è comunque la violenza è da condannare sempre. Prendevo, battevo contro il vetro... Se mi si avvicinava, aprivo e andavo. Marzo, è comunque... Cioè, finivi in galera. Non ne vale la pena per queste cose. Yo. Ok. Oddio, l'ho perso. Ah, non sono abituato a dover... Ecco, fine alla mia vita! No, 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 Dario, ora mi ammazzo! Ora mi ammazzo! Questo è quando skippi 30 secondi, veramente succede tutto. Ti sei perso tutta la lore. Il bavaro ti ha copiato. Yeah. Ah, col cerottino, vabbè. Comunque, voi ridendo e scherzando, il bavaro ha perso già tipo 30 kg. Regà. Poi purtroppo la natura ha fatto il suo corso dopo 14 anni. Qui il Marzone era in difficoltà, eh. E come si chiamava? L'ho chiamato Piero, il cane. Piero. Piero. Che carino nome Piero. Violet denudata in live. Sto scherzando. Posso migliorare, è vero, soldi mi so fare, è vero, sono del 2000 come la farina 00. Ah, pochino di... Oh regà, però scusate, io capisco che Dario venga a rompere il cappero a Mario a quest'ora, però sbagelli, smagozzi, babozzi, bongi balongi. Mi avete illuso. Fuck you, money!
Me lo aspettavo. Fanno troppo ridere questi qui. Ciao a tutti ragazzi, oggi farò una challenge insieme a Rosario, mia sorella. Che si chiamerebbe Rossella. Ah. Sulle mie maniche di scarpe preferite. Iniziamo. Quale scarpe mi piacciono? Hai Nike e Adidas. Scarpe della Nike, scarpe della Puma. Puma, ok. Scarpe della Puma? Sì. Come le Puma? La Nike, ma è bellissima. Quale scarpe mi piacciono tra scarpe della Nike, scarpe della Adidas? Adidas. Giusto. Sì. Ok, gli fa cagare la Nike. Quale scarpe mi piacciono tra quella tra le scarpe sneakers o... Che, perdonami, cioè non voglio andare troppo a indagare, ma... Scarpe sneakers o... Asics. Asics. Sneakers. Sneakers, sì, giusto. Famosissime scarpe, sì, beh, sì, Quali scarpe mi piacciono tra Asics o Nike? Nike. Sì. Ma come? Ma le odiate fino ad ora? Ciao. Ciao ragazzi! Ma no, ma poi c'ha la felpa della Tennis, ma... No, Kai! Non piangere, non piangere, perdi il mental! Guarda come vibra! Sta vibrando tutto! Ah, bellissimo. Bello Sea of Thieves, non lo facciamo da una vita tra l'altro. Bravissimo, non ti fare ittare ora. Regà, qui lo dico, mi gioco 10.000 euro che lo fa. Non ti fare ittare però. Non ti fare ittare. Bravo, bravo. Ce lo fa. Se lo fa! God slain. Pog. GG. 168 battiti. Che fa? Che fa? Che fa? È impanicato. No, non è un nemico. Pensavo non fosse finita. Posso chiedere una cosa? Comunque, quando una donna in una story o in un TikTok, la chiedo alle donne, fa così. Cioè, che cosa vuole fare? Chiedo alle ragazze, per far vedere il culo, per far vedere la schiena. Prenderlo in culo non mi sembra. Ragazzi, dai, madonna, cioè, non è che se una mostra il culo a una puttana automaticamente. Cioè, che magari, sai, alcune dicono, ma no, ma non è vero, ma io non lo faccio per quello, per mostrare. Allora, per cosa? Lei balla. La canzone dice cose bruttissime. Lascia like e lascia un commento. Se no ti arriva un destro sotto il mento. Reactions again.